Questa esperienza vede, come dire, la cura delle persone in una dimensione gruppale. Molto semplicemente vi proponiamo questa piccola esperienza che facciamo a Scampia, che è un quartiere con 80.000 abitanti, di edilizia popolare, cioè è nato attraverso la legge di edilizia popolare un po' di anni fa. È un quartiere che purtroppo riesce a reclutare sempre nuove leve per la malavita e quindi all'onor di cronaca, ma non è solo quello, ovviamente, e noi vogliamo portare un pezzettino di cose buone. Sono famiglie molto giovani con tanti bambini piccoli, perché lì le famiglie sono molto feconde, cioè vengono al mondo molti bambini ancora. Però queste famiglie non sono in grado di sostenere poi la numerosità dei loro bambini, e quindi è questa la motivazione principale che ci ha spinti a vedere le cose da altri punti di vista. Stamattina per noi è stato molto importante questo confronto, perché ci incoraggia su delle cose che facciamo, ci ha fatto aprire gli occhi su altre, e soprattutto vorremmo aggiungere due nuove parole chiavi: il rischio e la sperimentazione. Okay. Io sono Suor Debora e sono, come si sente, adottata a Napoli Scampia. Bergamo. Sono presente da 3 anni e lavoro come suora delle poverelle, educatrice nel quartiere di Scampia, con il centro d'ascolto Caritas della zona, che per noi è decanato. Da anni il centro d'ascolto Caritas collabora con il consultorio Tognolo, nella persona di Patrizia Ciotola, in particolare per la formazione degli attori volontari della Caritas sul territorio e per la formazione dei volontari del centro d'ascolto Caritas. Il consultorio Tognolo ha una sede in via Toledo, una zona centrale di Napoli, e per facilitare l'accesso alle persone di Scampia che non sapevano come arrivarci, abbiamo uno sportello da moltissimi anni, da quando ho aperto il consultorio praticamente, quindi più di 20 anni. E la tipologia di questo sportello, che si è chiamato sempre sportello anche 20 anni fa, infatti tutti dicono: ma c'è lo sportello? No, è un posto dove puoi portare i problemi. Ok. Quindi in questo sportello arriva di tutto, non abbiamo le anziane, no, arriva di tutto, e lì si fa una prima così cernita. In questi anni, attraverso lo sportello, abbiamo potuto vedere che appunto queste famiglie erano tante e che dovevamo dare un occhio particolare sulla famiglia e non sul singolo componente della famiglia, ma sulla famiglia tutta intera, perché se quel componente sta bene, forse sta bene tutta la famiglia, insomma, un po' così. La stessa riflessione è stata fatta al centro d'ascolto Caritas, al quale arrivano tantissime giovani mamme che spesso sono le protagoniste del quartiere, protagoniste nel senso che sono loro che portano le famiglie agli sportelli d'ascolto, a quei servizi territoriali in cui vanno alla ricerca in particolare di un sostegno economico e in particolare per la tutela e la crescita dei figli più piccoli. Anche da noi arrivano in gran numero queste giovani mamme che aiutiamo materialmente con un aiuto dataci dalla curia, un aiuto aiutami a crescere, piccolissimo, una cosa da nulla, a favore della tutela e del sostegno dei bimbi dai 0 ai 2 anni. Noi accogliamo queste giovani mamme, ma ci facciamo non solo sede di ascolto e di accoglienza di questi primi bisogni che loro portano, ma anche vorremmo essere, e per questo anche la collaborazione con Patrizia, una sede in cui si muove queste giovani mamme ad ascoltare un bisogno più profondo a sostegno della loro genitorialità. E aiutiamo anche queste persone a entrare in relazione con i servizi sociali, con i servizi del privato sociale territoriale, in modo meno diffidente, perché nel nostro territorio l'assistente sociale è quella che porta via i bambini. Okay.
Ecco, l'accoglienza, l'ascolto, l'incontro con queste giovani mamme in dialogo con Patrizia ci ha fatto avvertire la necessità di realizzare un percorso adatto a loro portata. Un percorso che le portasse oltre la logica del pacco, che è la logica un po' che impera nel territorio del nostro quartiere, purtroppo togliendo dignità a tutto il resto della dimensione personale, familiare, e portarle oltre per riconoscere tutta la loro soggettività, tutte le loro risorse interne ed esterne. Da qui il percorso che si chiama parlando, nel senso che gli diamo la possibilità di sedersi e raccontarsi, no? A proposito di narrazione, hanno delle storie bellissime e anche molto molto difficili. E quindi la possibilità di sedersi loro, ma anche di sederci noi come operatori, progettando delle cose, come diceva prima, adeguate a questo tipo di contesto. Noi facciamo come dire, una progettazione partecipata non solo tra gli operatori, ma anche con le mamme. Patteggiamo con loro quello che dobbiamo fare e lo vedremo adesso. Ok. Ecco, il percorso parlando è costituito da alcune fasi, alcune le abbiamo accennate anche prima. Il contatto con le donne avviene al centro d'ascolto, le donne arrivano per chiedere questo aiuto a sostegno dei bimbi dagli 0 ai 2 anni. Dunque, quindi la richiesta di partecipazione la facciamo attraverso un incontro collettivo con tutte queste mamme che vengono a prendere il pacco e gli chiediamo se vogliono lasciare il loro numero di telefono, un indirizzo per essere contattate e per fare un gruppo tutte insieme. Loro lasciano tutte, quasi tutte, questo indirizzo, le ricontattiamo e gli facciamo noi la proposta, quindi noi non abbiamo una richiesta ma facciamo noi una proposta a loro. E, però quando facciamo questa, quando gli diciamo di lasciare un recapito, facciamo delle attivazioni con loro, come ti chiami, un'emozione, come dire, facciamo un po' di intelligenza emotiva, cerchiamo in quell'incontro di creare un clima caldo e accogliente e loro lasciano sempre i numeri di telefono. Le persone che lasciano questa, che scelgono di affacciarsi e guardare dentro questa possibilità di percorso, poi vengono, come diceva Patrizia prima, ricontattate per iniziare l'effettivo progetto parlando, che è costituito da 12 incontri ogni 15 giorni di 2 ore, così articolati. Ecco, i primi 3 incontri, ecco, con la flessibilità della progettazione partecipata, appunto, però in previsione i primi 3 incontri li prevediamo per la costruzione del gruppo, gli altri 3 incontri per l'introduzione al racconto della loro storia con la famiglia d'origine, gli altri 2 incontri lavorano sul rapporto con la famiglia che hanno creato e la realtà che li circonda. Gli altri 4 incontri, la genitorialità responsabile, la nuova prospettiva e la messa in collegamento con le risorse del territorio. Ecco. Tutto questo ovviamente ha dentro degli obiettivi che ci poniamo di poter raggiungere, degli obiettivi che abbiamo intravisto strada facendo in questi 3 anni di esperienza di percorsi con le giovani mamme. Prima di tutto l'obiettivo di far sperimentare il valore dello stare insieme dandosi parola. Per loro è molto difficile lasciare le faccende di casa, i bambini e sedersi. Loro non si siedono mai, cioè stanno sempre, come dire, in un'ansia costante. Devono fare sempre qualcosa. Quando non puliscono, sono molto brave a pulire, proprio tantissimo. Non vanno a fare una passeggiata, perché devono fare sempre qualcosa. Quindi farle sedere anche solamente per 2 ore ogni 15 giorni è una cosa veramente complicata. Perché loro pensano che è una perdita di tempo sedersi con le altre a chiacchierare 2 ore. Quindi è molto complicato la prima
prima fase, perché solo dopo che hanno capito che possono dedicarsi questo spazio, allora si siedono volentieri e quindi danno una continuità al percorso. I primi incontri sono molto travagliati, sono molto così. E l'altra cosa è che noi, nella logica del pacco, non trascuriamo che alla fine di ogni incontro facciamo un piccolo dono, che non è il pacco, ma una piantina, una cremina per le mani, cioè una cosa che le porti a una cura in qualche modo. Mm-hmm. L'altro obiettivo che ci si pone è quello di aiutare a portare a galla i vissuti, i nodi della propria storia, ovviamente senza la presunzione e neppure l'ipotesi di poter essere poi noi a affrontare questi vissuti e questi nodi, ma portarli a galla per coscientizzare la persona della necessità di prendersi in mano e quindi poi metterla in collegamento con quei servizi, col consultorio Toniolo, piuttosto che i servizi territoriali, che possono aiutare la persona di andare un po' più a fondo nella cura di sé, psicologica, umana. Ok? Quindi, si collega all'altro obiettivo. Con la possibilità appunto di favorire autonomia, perché si crea tra di loro un clima familiare, la possibilità di scambiarsi delle cose, anche a volte materiali, come il cappottino della sua bambina che non gli va, però va alla tua, si creano dei collegamenti molto significativi e si muovono un po' di più sul territorio, perché noi attraverso il gruppo passiamo molte informazioni. In questo modo il tentativo è quello di realizzare insieme uno spazio che favorisca la crescita dell'autostima e della fiducia nelle proprie e nelle altrui capacità e possibilità. E non è scontato poter realizzare questo spazio. È un lavoro che chiede davvero tanto ascolto, tanto dialogo e anche tanto lavoro con l'esterno, perché anche le altre risorse partecipino a favore di questo obiettivo. E ovviamente l'obiettivo macro che ci credo condividiamo tutti è quello di sollecitare un'inversione di marcia. Allora, il metodo che utilizziamo, già accennato, è sicuramente l'approccio sistemico, la consapevolezza che la persona che arriva porta un sistema di relazioni, porta una famiglia, porta un contesto, e la consapevolezza che all'interno di un'esperienza di gruppo attiviamo un sistema di relazioni che per noi può favorire appunto dei piccoli cambiamenti, e nello stesso tempo possiamo favorire il realizzarsi di nuovi sistemi relazionali che possano portare e favorire ancora una volta questi passaggi di cambiamento. Accanto all'approccio sistemico, la progettazione partecipata. La progettazione partecipata non solo tra di noi, tra un incontro e l'altro c'è sempre la necessità di sedersi e di ricalibrare le proposte a seconda di come il gruppo risponde, come ciascuna persona risponde alla proposta che attiviamo, ma progettazione partecipata anche con le varie risorse che sappiamo entrano in contatto con la persona, con la famiglia, e progettazione partecipata anche con le donne stesse che diventano piano piano protagoniste del loro percorso. Per quanto riguarda le attivazioni di gruppo, anche qui facciamo, come dire, delle riflessioni profonde, perché noi dobbiamo tradurre per loro in dialetto e in una maniera molto semplice quello che andiamo a fare. Altrimenti anche delle piccole esercitazioni possono diventare difficili, c'è chi non sa scrivere proprio, chi hanno una scolarità tutte molto basse. E quindi noi utilizziamo spesso le metafore o comunque dei giochini. Una cosa che ci aiuta molto è questa margherita, nel senso che noi con dei petali, che loro a volte disegnano anche loro, così ci divertiamo un po', mettiamo in campo, come dire,
quello che noi siamo, che loro sono donne, sono nate donne, stanno in quel quartiere, non in un altro posto, sono figlie delle loro mamme, hanno quella famiglia, l'hanno, non la possono cambiare, sono moglie, madri, moglie, compagne, fidanzate, molti uomini non ci sono perché alcuni stanno in carcere, altri sono morti, altri se ne sono andati con altre donne, quindi spesso ci troviamo delle famiglie comunque senza la figura paterna e senza... E poi sono anche madri dei loro figli, quelli che hanno, che hanno in quel momento e che sono anche più di uno. E poi sono lavoratrici perché in casa o fuori casa comunque lavorano. Allora noi con loro ci soffermiamo su queste dimensioni e viene, quando gli chiediamo, ma tu questi petali, se li devi mettere in ordine, che cosa metti per primo? Loro mettono la mamma, quindi questa mamma, questo bambino appiccicato addosso, che le protegge da tutto il resto. E la donna viene per ultimo, spesso in questo gioco la donna viene per ultimo e quindi e lì lavoriamo sul fatto che tutte queste dimensioni devono essere un pochino più equilibrate, perché se sono solo figlia di mia mamma, se sono solo mamma di mio figlio, non va bene solo quella là per anni e anni, bisogna un pochino, quindi diciamo che questo è un pochino il metodo. Questa è un'attivazione, poi ce ne sono tante altre che sperimentiamo piano piano, a proposito di sperimentazione. Allora, le reti di sostegno, questa è una cosa molto bella perché, come diceva prima Deborah, i servizi sociali hanno difficoltà proprio ad entrare, spesso ci chiedono a noi, ma quando c'è qualche piccolo progetto a chi devono mettere dentro, perché c'è un po' di scollegamento, anche perché con tutti questi abitanti, prima si diceva che ognuno di voi ha 150 casi, questi ne dovrebbero avere 700, quindi un po' di comprensione. Allora, le sostegno... è tutto il contrario, a Napoli c'è un progetto che si chiama Adozione Sociale, che è un nome infelice, Adozione Sociale. Chiaramente le mamme scappano perché pensano che vogliono adottare i bambini. E allora noi abbiamo tradotto per loro che non è quell'adozione là, ma è la possibilità di avere appunto un educatore a casa e di farsi aiutare. Quindi alcune donne che fanno i gruppi con noi poi entrano in adozione sociale. Quest'anno ne abbiamo avute 3 che sono entrate. Quindi i servizi sociali sono contenti e siamo contenti anche noi che abbiamo fatto questo piccolo... Diciamo che la nostra funzione diventa sempre di più, come si diceva stamattina, quelle di mediare, facilitare, accompagnare, sostenere, tutta una serie di robe che prima non facevamo, che dovevamo parlare ed era tutto sulla nostra pelle, anche la valutazione era una valutazione a pelle, mi sta simpatica, mi è antipatica, questa ce la può fare, questa no, no, non è così. Era a pelle. Le difficoltà che si incontrano in tutto questo percorso, questo movimento. Ecco, specifichiamo che abbiamo fermato il faro sulle difficoltà dentro l'esperienza di questo gruppo e non le difficoltà del metterci in rete, del coinvolgere. Sarebbe okay. Troppo lungo. Sì. Ecco, la difficoltà che già accennava prima Patrizia è questo aspetto culturale, che ovviamente io sento ancora di più in modo amplificato venendo da Bergamo e quindi con una struttura culturale totalmente altra. E dall'inizio ho percepito che avrei proprio, anzi, che non... Dall'inizio mi dicevo, ma cosa puoi pensare di poter capire cosa vuol dire nascere, vivere, crescere dentro questo contesto con queste problematicità, con questa smisurata carenza di risorse. Dall'inizio questa impressione mi ha spiazzato e qui la tocchiamo poi con mano e l'aspetto culturale, la visione del mondo limitata, la scarsa, il basso livello culturale diventano dei veri e propri muri con cui confrontarsi e chiedono sicuramente una crescita nostra, una crescita personale nella capacità di traduzione e nella capacità di entrare dentro quella realtà specifica e fatta da quei contorni ed non dentro la nostra idealità, quindi gli aspetti culturali.
e gli aspetti culturali che certamente facilitano quello che prima sottolineava Patrizia, il fatto di non fermarsi e prendersi in mano, ma lasciarsi trascinare dalle emergenze. E questo stesso aspetto culturale, limite culturale, è quello che poi viviamo anche nei servizi sociali, il lasciarsi trascinare dalle emergenze, venendo meno a una progettualità. Prima accennavo al fatto dei legami con le famiglie di origine, là sono fortissimi perché spesso nella stessa casa coabitano più famiglie, quindi il figlio si sposa, rimane là, l'altro figlio si sposa, rimane là, rimangono tutti là. Questo da una parte è una risorsa perché si aiutano un po' a vicenda, ma d'altra parte non si differenziano mai, per cui stanno sempre in questi ingiusci familiari, una continuazione, non se ne escono, e loro avrebbero invece la necessità di stare il marito, la moglie, o col compagno, con chi vogliono, e con i bambini per fare famiglia, ma non è possibile, e quindi spesso ci dobbiamo districare in queste cose che loro portano nel gruppo, dicendo ma quella è mia cognata, quello è successo, e lì mettiamo un poco in ordine il fatto con la parabola del porcospino, che poi tutti conoscete immagino, di Schopenhauer, che dice che questa famiglia di porcospini avevano tutte le spine, se si accostavano troppo si facevano male, se se ne vanno via hanno freddo, quindi devono trovare la giusta distanza. Loro sono carini, ma io me lo ricordo il porcospino, e meno male che te lo ricordo, perché pur stando a casa almeno sta un pochino meglio questa, vabbè. Come? La storia. Ecco, un altro pericolo che loro corrono fortissimo e che a noi ci dispiace assai è che loro ripetono le storie delle loro mamme che non vorrebbero ripetere. Non farò mai con mio figlio così, fa tale e quale. E allora lì noi dobbiamo proteggere i bambini a fare in modo che la mamma non faccia tale e quale. E lavoriamo molto sulla genitorialità, nel senso che diciamo rafforziamo molto il fatto di mandarli a scuola, di metterli a un dopo scuola, li colleghiamo sul territorio se ci sono delle animazioni, qualunque cosa va bene, purché questi bambini si socializzino fuori da quella famiglia, perché là giocano tutto in casa, quindi è utile fare aprire queste porte, perché poi hanno paura del quartiere come se avessero paura di loro stessi. Noi non abbiamo paura del quartiere, loro sì, paradossalmente, eppure ci vivono, perché si sentono tante cose, perché così, perché quello può essere sparato per sbaglio, per così, ma pure nel centro di Napoli possiamo essere sparati per sbaglio, non è che dobbiamo andare per forza a scambio, quindi dobbiamo combattere un po' con i pregiudizi, un po' anche con delle realtà che sono quelle. Sì. Okay. Prima si parlava di realizzare una situazione in cui ciascuno potesse riconoscersi come soggetto capace insieme ad altri soggetti con delle capacità e delle risorse. Ecco, questo va ad affrontare quella difficoltà che davvero è evidente quando si incontrano e si iniziano a conoscere le persone che vivono sul territorio dove lavoriamo. Un'autostima scarsa che genera fragilità affettiva e relazionale. Ecco, spesso le mamme, le donne che si affacciano alle nostre realtà sono donne che non credono assolutamente nelle loro capacità di azione e di essere soggetti che possono da loro stesse dare una svolta alla loro situazione familiare, alla loro condizione familiare. Da qui spesso anche il loro atteggiamento di attesa rispetto ai servizi, quasi di, che a volte è pretesa, di attesa, pretesa rispetto ai servizi, e anche di discredito rispetto alle capacità dei figli propri, dove appunto il fatto di non mandarli a scuola viene anche dalla storia propria, personale, in cui loro stesse non hanno avuto la possibilità di sperimentare il valore della cultura e la possibilità di farcela all'interno di istituzioni che spesso però non tengono conto della persona con la propria complessità. Alcune di loro sono state anche loro istituzionalizzate, quando erano piccole sono state in istituto, e se il bambino per esempio a 7 anni non va bene a scuola, loro dicono che non è portato per la scuola. Eh sì. Ecco, da qui i piccoli passi di cambiamento che in questi 3 anni abbiamo visto, ecco, in piccola scala,
rispetto ai percorsi con le mamme del territorio. Sicuramente una autocoscienza di sé, del proprio valore e di nuove possibilità. Ecco, anche solo a metà del percorso le donne si vedono arrivare, chi più chi meno, con una maggiore cura di sé personale, e questo è segno concreto di un cambiamento interno che magari a parole non esprimono, non esplicitano, ma che avviene nei fatti, negli effetti. Lo sguardo diverso sulla propria famiglia, l'aumento di attenzione verso i componenti, coinvolgimento, distribuzione dei compiti genitoriali, differenziazione dalla famiglia d'origine. Ecco, abbiamo messo come esempio concreto i pranzi delle feste. Di solito ci facciamo raccontare come avvengono i pranzi di Natale, che sono caratteristici, importanti, un momento importante familiare nella vita napoletana. Da qui si vedono piccoli passi di cambiamento anche nella rete familiare. Riconoscimento delle loro paure, proiezione sui figli con un maggiore ascolto prima dell'azione genitoriale. Si arriva alla fine del percorso parlando spesso con richieste da parte loro di essere aiutate per inserire i figli nelle educative territoriali piuttosto che nei semiconvitti della zona, cosa che in partenza non mettevano proprio in conto, perché appunto il figlio a 7 anni non va bene a scuola perché non è portato. Partecipazione ad alcune attività di volontariato presso il centro. Ecco, loro stesse diventano risorsa per altre mamme, non tutte ovviamente, ma alcune di loro chiedono e scelgono di entrare a far parte di un'esperienza in cui si fanno aiuto per gli altri.